a tutti, ben trovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon This Gym of Mine. Nello scorso video non è che abbia fatto per molto, sono stato rapito, poi sono fuggito, sono andato sulle nevi ed oggi andrò a scoprire un'altra città perché altri due giorni di vacanza, ne ho ancora quattro, me ne vado ad Opulence City. Vediamo un po' chi ci accoglie. Oh, ci accoglie Koga, ma Koga, quello che dovrebbe essere Koga, magari ci sono Pokémon veleno in questa città. Attenti ai viottoli, che ci sono Pokémon selvatici nei viottoli. Ah, ok, starò attento allora. Ah, ma quindi sono questi i famosi viottoli. Ah, ok, interessante. Quindi effettivamente hanno nascosto l'erba, però si vede un pochino quando passi. Hanno preso una hanno duplicato l'erba e hanno fatto una paletta invisibile. Dovevano fare invisibile anche quando la muovi, ma ok. Ci sta, ci sta. Carino. Ma questo edificio... Ah, è abbandonato, ok. Tra l'altro, nell'erba c'erano solo i Ralts. Ma qui? Oh, Drabish, Drabish! Oh, catturiamo Drabish! Pokémon veleno! Dai, ragazzi, ci vuole un Pokémon veleno! Gli lancio un Experiment Ball, vai! Yeah, Experiment Ball che funziona. Oh, yes! E anche Toxel! Wow, ragazzi, qui proprio si prendono Pokémon a tutto spiano. Let's go, let's go, let's go! Anche te, Experiment Ball! Yes, preso! Ok, allora, a questo punto scendiamo e vediamo che Pokémon ci sono. Un Sook! Uno Zuppo! E abbiamo Salandit. Ma Salandit, però femmina ci vuole. Ci vuole Salandit femmina perché i maschi non si evolvono in questo gioco. Meglio, in tutti i giochi Pokémon non si evolvono i maschi di Salandit, quindi... Ci vuole per forza femmina. Che palle, però non se ne trovano. Copertura. No, copertura, questa è metal coperta. Va bene. E abbiamo la Light Ball che serve a fare a far imparare a Pichu Locomovolt, però solo se fai accoppiare due Pikachu. Se no non funziona. Boh, usciamo da qui che tanto non c'è molto altro da fare. Dai, alla fine il bottino non è stato neanche male, a parte per i Pokémon che si trovano qui nel vicolo. È bellissimo. Eccolo. Vabbè, i Pokémon veleno ne ho trovati. Salandit mi è comparso quattro volte maschio, mi è passata la voglia. Quindi direi che me ne vado all'inn a dormire. E niente, possiamo andare alla prossima città. Andiamo quindi per gli ultimi giorni di vacanza. Dove vogliamo andare? Hai ancora due giorni, quanti ne vuoi spendere? Due, se non solo due. Andiamo a Breeze Town. Ah... Qui ci sarà la brezza marina. Vediamo un po', ci accoglierà un capo palestra che scivola anche lui. Oh, benvenuto, tu sei Link, giusto? Il mio nome è Hoover. Aspira polvere. Hoover. Sono sorpreso che tu sia venuto qui in vacanza. Dunque, neanche qui mi sa che si può combattere la palestra. Quindi, che facciamo? C'è una diga, addirittura. Vediamo un po', dove sarà questa diga? Windmill Way, yeah. Niente allenatori, ovviamente. Io posso qua esplorare i campi in lungo e largo. Si sale qua sopra, cosa c'è qui sopra? Oh, eccola qui. Beh, sì, in effetti è abbastanza lontana dalla civiltà, ci sta. Oh, salve. Oh, continuiamo a fare un po' di workout, giusto, mi pare. Un'altra Experiment Ball. A quanto pare a questi popoli piace l'Experiment Ball. Solo i professionisti possono passare. Quindi magari dovrò battere capo palestra in un futuro aggiornamento e poi potrò passare. Spero che continuino a sviluppare questa mod perché è davvero carina. C'è anche il tempo che cambia. Wow, l'hanno pensata bene allora. Fa autodistruzione perché è questo quello che fanno i Voltorb. Si autodistruggono. Vogliono mettere fine alla loro patetica e miserabile vita. Bravi. Bello Luxio, guardalo lì con la coda elica. Bellissimo. Cavolo, certe volte vorrei essere un altro capo palestra. Perché Pokémon veleno sono rimasti normali, non hanno nessun cambiamento particolare. Invece gli altri, vai, chi più ne ha più ne metta. Che cacchio. Quindi bisognerà andare a sfilare la palestra. Però la squadra, mica male, mica male. Mica male davvero. Leverei Nidoran. Anche se penso che posso andare ad affrontare la palestra con questi Pokémon. Cioè, posso affrontare le sfide in palestra? Penso di sì.
Bene, allora nel prossimo episodio per davvero andrò ad esplorare le Even Badderland, i calanchi ancora messi peggio. Magari non c'è niente, magari c'è qualcosa, c'era uno scienziato zombie, tutto verde era, ma chissà, troveremo qualcosina di interessante. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione trovate tutti quanti i link utili, e se ancora non siete iscritti al canale magari iscrivetevi e noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Bye bye!